Cristian, partiamo da Juventus-Roma. Doveva essere lo spot del calcio italiano, è stata un po' una partita almeno discussa, diciamo così. È stata una partita non almeno discussa, molto discussa per quello purtroppo che si è visto, per le situazioni che sono create, per purtroppo gli errori arbitrali che sono stati, che poi fa sì che comunque le partite si incattiviscono, perché errori su errori, siamo esseri umani, in questo caso sono esseri umani che stanno giocando loro, e poi si creano delle scintille in campo come ci sono state. Non è stato un grandissimo spot. Purtroppo anche ieri sono stati dei rigori assurdi dati, anche se dobbiamo dire che lì è una frazione di secondo prendere una decisione, però come ieri ha detto il buon Totti, nel dubbio si dà sempre rigore alla Juve, magari un'altra squadra nel dubbio non si fischia, questo non è il massimo. Non è che lo dico io perché mi sveglio stamattina e voglio dire queste cose, lo dico perché comunque accade spesso e volentieri, negli anni è successo. E capisco lo sfogo di un campione come Francesco Totti, che in 20 anni di carriera non mi è andato al di là con le frasi, con le dichiarazioni. Ieri alla fine è sbottato, si è un po' sfogato, quindi lo posso capire. Perché ammettiamo che il secondo rigore su Pogba poteva essere non chiarissimo, tra virgolette, l'arbitro poteva essere indotto all'inganno, se era dentro o fuori, perché era proprio minima la situazione. Comunque su quello sul fallo di mano sulla barriera, non lamenta il problema del corpo, c'è cioè il braccio attaccato al corpo, sono cose che domenicalmente se ne vedono tantissime, che si dovrebbe dare 10 rigori a partita. E quindi capisco lo sforzo di Totti sul dubbio, danno sempre rigore alle stesse squadre, alle altre no. Speriamo che sia l'ultima volta, e comunque non mi piace sentire ogni volta dire, anche i dirigenti della Juve, mi riferisco a Marotta, che alla fine i torti e i favori si compensano. Non è bello neanche sentire queste cose perché non è una giustificante, non è una giustificazione, e quindi non mi piace neanche sentire queste cose. Per quanto riguarda appunto anche questa partita, la Juventus, ti chiedo se si può parlare di malafede degli arbitri o se sono delle sviste, delle incapacità, perché magari il gioco del calcio è diventato realmente veloce. Non credo sia malafede. Il calcio comunque va a 1000 all'ora, c'è cioè un calcio veloce, un calcio molto, molto fisico. Non è malafede. Con la tecnologia non ce ne si può parlare perché non la vogliono introdurre, e quindi possiamo dire, come diceva un mio vecchio conterraneo che purtroppo non c'è più, è sudditanza psicologica. Esiste e c'è ancora oggi, che succedono ancora queste cose, c'è sudditanza psicologica. Aveva ragione Sarri, nel dubbio fischiano per le strisciate. Io al mio conterraneo mi riferivo al professor Scoglio. Sì. E credo che Sarri non è che si sia sbagliato più di tanto.